La verità è che non ci siamo mai fermati. Veloce chi lento. Un tempo umano. Un tempo nuovo. Fondazione Trame e l'associazione Racket vi danno il benvenuto a Trame, il festival dei libri sulle mafie. Il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Lamezia Terme, di Confcommercio Imprese per l'Italia, Ferrovie dello Stato e Poste italiane. La mia vita da cronista contro la camorra è il titolo del prossimo incontro. Intervista a Marilena Natale con Francesco D'Ayala. Potrete acquistare ogni libro presentato in questa edizione nel bookshop allestito nell'angolo accanto all'edicola. Potrete partecipare al racconto collettivo del festival sui nostri canali social utilizzando l'hashtag #trame11. Ricordiamo inoltre che è possibile al banchetto situato di fronte al palco in Piazza San Domenico firmare la petizione promossa da Trame per la riapertura delle indagini sulle morti di Francesco Cristiano e Pasquale Tramonte, nei turbini uccisi nel 1991 e per cui chiediamo ancora giustizia. Ancora grazie e buon proseguimento. Funziona? Sì. Sì. Okay, Bene, buonasera a tutti. Allora, cominciamo questo incontro con, con Marilena Natale. Che, a cui vorrei fare proprio raccontare come, come si faceva nelle, nelle, nelle favole. In questo caso, una favola bella per certi versi, ma molto brutta per altri. Come le favole che, 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 che ci raccontavano da, da, da ragazzini, insomma, perché sia un po' di monito anche alle persone che continuo a vedere incredule sul fenomeno della mafia, anche magari vivendo in territori dove la mafia c'è e opera, anche se oramai in Italia è anche difficile trovare territori dove in effetti in una forma o in un'altra la mafia non ci sia. Allora io direi, comincerei intanto da, da dove arrivi tu, cioè a descrivere la terra, cioè il casertano da dove tu arrivi e che, che terra è. Eh, è l'ombelico del male. Io sono nata a Teverola e sono cresciuta ad Aversa, provincia di Caserta, a 5 km da Casal di Principe ed è una terra bellissima, era chiamata uh, la terra fertile, però poi è diventata la terra del male. Del male? Ma cominciamo, voglio dire, per esempio, quando tu andavi a scuola, no? Allora... Questa terra magnifica, come che a un certo punto tu piano piano scopri che non è questa terra magnifica ma è qualche cos'altro anche allora io andavo a scuola da Versa e per eh, raggiungere il mio istituto scolastico dovevo attraversare una strada che c'erano tanti negozi che era tipo un, una, una comune strada tipo Roma, via Condotti o, oppure via Duomo. Queste strade così, una strada principale. C'erano tanti bei negozi, anche di griff. E lì, eh, quando io andavo la mattina, ogni mattina trovavo una saracinesca sventrata. Cioè, tutte le mattine, una notte sì, anche l'altra, succedeva questo. Ed erano gli anni Ottanta, quando la NCO di Raffaele Cutolo faceva la guerra alla nuova famiglia di Antonio Bardellino che noi prima eravamo rimasti diciamo, al film di Rosi, Mani sulla città, dunque ancora prima, qui siamo arrivati agli anni Ottanta, e poi che cosa succede, cosa diventa tutto questo? Chi erano questi qui prima di essere quelli famosi? Diciamo? Con tutto il rispetto diciamo, del comparto delle aziende bufaline, questi erano allevatori di bestiame, di bufale, perché noi... la mia è una terra di mozzarelle. Eh, è una terra dove fanno il fieno ancora a mano, eh, una terra dove coltivano i pomodori e fanno il cosiddetto pieno e lo mettono così. Loro erano questi, no? E poi dopo c'è stato l'avvento del terremoto, loro dovevano costruire, poi dovevano costruire le strade. Quindi hanno capito quello che c'era. Il salto di qualità si poteva fare attraverso le costruzioni: le costruzioni, il cemento. Okay. Loro addirittura avevano la Basco, che Carmine Schiavone, che poi io sono andata a intervistare un collaboratore di giustizia, che era cugino di Sandogan e deceduto in maniera alquanto strana, quando ha cominciato a riparlare, ci raccontava proprio che era quello. E quindi che succedeva? Loro costruivano le strade e facevano delle buche. E poi quelle buche si dovevano riempire. Come si riempivano? Con la monnezza. Ma magari la monnezza, quella che Beh. producete voi a casa? Perché un tempo l'umido era concime naturale. Quelle buche si dovevano fare perché? con la spazzatura, quella che era per, oro. Per cui dalla terra de delle bufale diventa la terra dei fuochi. Sì, però io penso che. Io mi chiedo ancora, com'è possibile no? che sono arrivati centinaia di tir? Pensate che noi a Maddaloni abbiamo trovato in una cava i residui di pirite, la pirite viene dalle fonderie della Toscana, cioè noi non ce l'abbiamo le fabbriche. A me mi fa morire quando ci dicono i tumori vengono anche a Brescia, eh, ma a Brescia tengono le fabbriche, noi non ce l'abbiamo. E quindi lì arrivano questi rifiuti perché loro facevano il buon prezzo, a quelli del nord non gliene fregava niente che loro se le prendevano. Loro erano così cretini che pensando di bere acqua minerale non gli potesse accadere niente, però e viva Dio, i tumori vengono anche a loro. Io un po' con contenzioso ultimamente con il nostro Signore, però mm. <ride> questa è una cosa che ho visto troppi bambini morire per credere nelle cose giuste. E quindi loro oggi, oggi, nel 2022, eh, hanno smesso di sparare almeno nel Casertano, perché l'area nord di Napoli è ancora però uccidono ancora. Perché pensate che in soli due mesi, due mesi, 60 giorni, ci sono state 45 nuove diagnosi di tumori infantili. Il ragazzino più grande ha 16 anni, quello più piccolo ha due mesi. Quindi qualcuno mi deve spiegare lo stile di vita perché se viene a me il cancro. Io fumo, c'è scritto il fumo nuoce la salute. Ma un bambino di due mesi che dal latte materno passa alla chemioterapia, qualcuno me lo deve spiegare. Certo. Ecco, ecco su questo allora abbiamo spiegato intanto il cambiamento del, del, del territorio e spiegando il cambiamento del territorio abbiamo spiegato anche il cambiamento di questa gente, di questi uomini che si sono dedicati a una cosa tra l'altro abbastanza autolesionista, visto che l'hanno fatta a casa loro. adesso poi che è successo? Cioè alla fine arriviamo ai giorni nostri. Come, finita la guerra. È, è ancora pe peggio, visto che insomma, quando c'è il silenzio in genere. Quando c'è il silenzio va tutto bene. Eh, finita la guerra. Moment. Io penso che non sia mai finita sta guerra, anche perché loro quando sono andati in carcere. Da fuori hanno sempre dei generali, i generali hanno sempre dei colonnelli e poi dei capitani, cioè diciamo, disponibili, i loro seguaggi che mantengono, diciamo, le cose. Anzi, oggi è ancora peggio perché i capi clan che sono in carcere, i figli vanno alla Lewis, alla Bocconi, quindi sono anche istruiti e quindi entrano magari in posti di lavoro che magari mio figlio, che ha fatto una normale st università statale. Non c'entrerà mai. E quindi loro si sono evoluti anche in questo. Però quando lo vai a dire. Eh, il male marcio sei tu. Io sono il, il, in costante pericolo. Perché siamo pochi a raccontare le cose e a dire le cose con nome, a dire le cose con nome e cognome. A questo volevo arrivare. Tu a un certo punto, come, come, come giornalista, ti sei trovata a occuparti, sei voluto occupare di questo tipo di cose. Qual è stato il rapporto con la tua redazione, per esempio? Quando tu portavi in redazione questo tipo di? Allora, diciamo che io sono stata accolta in redazione come ero più piccola. Io il mio primo articolo l'ho scritto che avevo fino a 16 anni, quindi ero una ragazzina. E a scuola pensate, io non ero fortunata come voi. Quando io andavo a scuola non si parlava di mafia, di camorra ma non si, non si sentiva proprio questa cosa. Voi pensate che hanno ucciso un prete da me nel 1994, don Giuseppe Diana? E gli hanno detto che teneva le donne, che, che teneva questo, l'hanno infangato, pur di non dire che si era messo contro la camorra. Quindi, sono stata accolta da una famiglia di redattori più grande. Io mandavo i miei pezzi da casa. Se tu pensi che. Io l'11 luglio del 1998, quando hanno arrestato Francesco Schiavone Sandovan, io ero a via Salerno, e quando hanno arrestato il 15 giugno del 2010, io ero lì quando hanno arrestato il primo figlio. E a gennaio ero lì quando hanno arrestato il secondo. E a marzo ero lì quando hanno arrestato il terzo. Alla fine ho vinto io, sempre. Ecco. E su questo voglio dire cosa sono diventati. Allora, questi generali sono finiti in galera, l'avevamo detto prima. Questi, I colonnelli che sono rimasti fuori, adesso chi sono? Come si muovono rispetto a, a, ai tante cause? Adesso sono imprenditori, sono politici, sono magistrati, perché li abbiamo avuto anche magistrati corrotti. Perché poi dovete sapere quando si tocca la politica e quando si tocca qualche organo colluso, la cosiddetta zona grigia. Allora lì ho rischiato veramente di essere ammazzata, perché voi pensate, io ho scritto di 50.000 arresti prima del, 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 di febbraio del 2017 che sono finita sotto scorsa. Ma di tanti arresti non sono mai finita Avevo la vigilanza, la VGR, venivo accompagnata qualche volta lontano, non ho mai avuto la scorta. Mi sono venuta sottoscorta quando ho toccato... L'uomo dello Stato corrotto, il politico corrotto e il camorrista. Questi sono loro oggi. E soprattutto i legami fra questi tre. I legami, perché eh. voi pensate che noi abbiamo un collaboratore di giustizia, Antonio Iovine, che dice che ha detto in uno dei suoi verbali. e poi ma questi verbali sono diventati lettera morta, sono lì, non hanno restato nessuno. A noi non interessava il processo a Santa Maria Capovetere, cioè diciamo di primo grado. Perché noi, i processi li aggiustavamo in appello il PM allora gli chiede e come? lui fa con 100.000 euro allora cioè, finché queste persone avranno un prezzo di che cosa vogliamo parlare? Eh, anche perché Certo dobbiamo iniziare a chiamare le cose con nome e cognome se oggi la mafia loro gli piace dire va bene abbiamo arrestato è facile arrestare Sito, la Zaccaria eh, andiamo a arrestare un colonnello di Carabinieri un commissario Praticamente di, di polizia o magistrato corrotto. Cominciamo a restare loro. E così forse la salviamo. Invece i cauletti bianchi li dobbiamo salvare sempre. E adesso secondo te a che punto siamo? Che ancora quel, questo passaggio in più? Siamo solo all'inizio? No, non lo vogliono fare. No, non c'è proprio volontà di fare questa cosa. Anzi. Quando noi giornalisti incalziamo su questa cosa, perché è troppo palese quello che avviene, eh? rischi che ti fanno fuori, ma non il mafioso con la pistola: rischia che un magistrato la mattina si sveglia e si inventa un reato e ti arresta. E c'è questo. E questo è già accaduto? No, però stava per accadere. Mm. Per cui... Perché il giornalista si è fermato, però. Ah, cioè, si è fermato lui se e dunque... A me, se capitasse a me una storia del genere, mm. eh? e io l'ho detto apertamente, io quando ho scritto delle persone con nome e cognome, ho detto vicino a un magistrato, gli ho detto perché questi verbali non ci sono, lui mi ha guardato, ma no, guarda, io mi sono anche cancellato dall'ordine dei giornalisti, perché nell'ordine dei giornalisti c'è una casta che io non condividevo. Scrivo per l'articolo 21 della Costituzione italiana. Tu mi vuoi arrestare? Io faccio Silvio Pellico. Scrivo dalle carceri. Che ci sei, certo. Senti, e secondo te come va a finire? Io speriamo che me la cavo. <ride> per quanto riguarda te, e per quanto riguarda per il loro. Casertano, ci sono, ci sono invece delle speranze, delle voci di speranza delle persone. Delle... I ragazzi come loro. I ragazzi come loro, io vado nelle scuole gli vado a spiegare perché parlare nelle scuole guardate ragazzi io vi dico una cosa noi stiamo qui a parlare di mafia ma noi per sconfiggere la mafia ognuno di noi deve sconfiggere la mafia che c'è dentro di se stesso altrimenti non andiamo avanti da nessuna parte perché qua oggi si è perso il ruolo genitoriale le mamme e i papà fanno tutt'altro e lo vogliono dalle carabinieri lo vogliono dal magistrato lo vogliono dal professore che tornassero a fare con i genitori e forse la salviamo questa terra cioè tu dici se ognuno tornasse a fare esattamente quello che deve fare quello tutto sarebbe tutto, tutto perfetto, perfetto. Eh, io ricordo mio padre che non c'è più che faceva, mi amava, mi adorava la prima figlia femmina sua però mi diceva sempre mazza e panella fanno i figli è bello eh. ed è così Poi chiamano il telefono azzurro ma io penso che non ci fu, non fa bene Vabbè, io sul telefono azzurro il mio figlio diceva io chiamo il telefono azzurro quando era piccolo, sì, perché sì. oggi ho, io ho un figlio di 27 anni e uno di 22 anni. E facevo io chiamo il telefono rossa per maltrattamento delle mamme. Lo creo io questo telefono. Ecco senti allora torni torniamo alla Camorra da cui siamo partiti. Siamo partiti dal Casertano, poi questi qua se in realtà sono andati a fare l'imprenditore in giro per tutto il mondo e hanno fatto un altro salto di qualità dopo il cemento. Qual è stato? La moneta e poi la borsa, noi non ci dimentichiamo che il fratello di Zagaria ha sposato la figlia di un grande finanziere di Milano, no? A Milano. Non ci dimentichiamo che a Pitesti, in Romania, c'era l'impero d'inquieto e anche lì si è dovuto scoprire perché io avevo scoperto questo per puro caso ero andato io a Pitesti e vedo questo che sta là solo per puro caso e quindi scoprono che c'erano ramificazioni lì per puro caso si scopre che a Tenerife ci sono degli yacht di della, del nipote di Zagaria che vengono fittati. Vedete loro, il problema della camorra della mafia che ama le crisi perché le cri grandi crisi le hanno fatte arricchire, loro servono per riciclare, quindi hanno fatto mascherine, hanno fatto i presidi sanitari, hanno fatto con la moneta. Ogni crisi l'ha resi così. Però quale volontà, io una domanda la faccio a te, che volontà c'è da parte dello Stato italiano di combattere realmente la mafia quando poi in realtà... Ai 40, gli Ergastolani 41 bis gli vogliono far fare le, le, le stanze del sesso questo appunto me lo dicevi prima parlai, eh, allora voglio dire come facciamo cioè, se, da qui vogliamo fare facciamo le stanze allora non del te sesso. lo posso dire perché altrimenti mi cacciate che cosa facciamo ma quella persona per stare a 41 bis vuol dire che ha tolto la vita a qualcuno e quindi quel qualcuno la mamma non se può abbracciare nemmeno dentro al vetro io direi cui... un'altra cosa, ma, ma facciamoci fare due lavori forzati, mm. magari creiamo forze. Mm. Per fare que quelli più sgraditi, diciamo. E, e su questo so, dicevi appunto questo secondo salto di qualità la con la mondezza E poi? E poi la finanza, le operazioni finanziarie. Voi pensate che c'è un'inchiesta in atto dove eh, il clan è riuscito a mettere le mani anche sulle aste giudiziarie? In che modo? Durante il periodo del Covid, prima delle crisi, perché poi il governo italiano dice: Vabbè, gli abbiamo dati 2.000 euro, si sono accondennati. Tanti negozi che già stavano in rosso prima avevano come garanzie delle loro attività, gli imprenditori avevano come garanzie le loro abitazioni. Le abitazioni sono finite all'asta. Che cosa fa il clan? va dall'imprenditore e dice: Tu non te la comprare, io la faccio scendere. Quindi è una turbativa d'asta, Da 100 arrivano a 20, l'acquistano a 20 e l'imprenditore la riprende di nuovo a 30. Di che cosa parliamo? Se un imprenditore riesce a prendersi la casa ma non mi a mio fiuso. Cioè ce la vogliamo prendere con l'imprenditore? O lo Stato italiano che gli ha permesso che quella sua casa andasse all'asta per lavorare? E eh, Questa è una cosa importantissima. E come di questo voglio dire. C'è attenzione da parte, de, per esempio, dei magistrati, delle forze dell'ordine su, per esempio, questa cosa che hai appena raccontato. Sì, su questa cosa qui sì, perché una volta che tu l'hai scritto, giornalista, perché il ruolo del giornalista è fondamentale. guarda io sono molesta, io sono una molestatrice, ma io sono stato correlato anche per stalking. Certo. Però è fondamentale, il, il giornalista è il cane della democrazia. Io sul mio profilo Facebook mi arrivano 50.000 richieste di aiuto di persone che hanno problemi e che purtroppo nelle caserme non entrano perché sono stati delusi degli anni prima allora io faccio da collante e poi magari scrivo una cosa e cominciano le indagini però pensate che proprio grazie agli articoli di giornali che noi abbiamo potuto sciogliere comuni come Torre Annunziata Ultimo Castellammare di Stabia San Giuseppe Vesuviano quindi è importante il ruolo di un giornalista in questa cosa un giornalista che usi una penna piuma no perché se c'è la Mon Blanca pensa troppo deve essere guidata quello è un problema Niente Mont Blanc. Un'ultima un considerazione che vorrei fare con te. Secondo te quale può essere la ricetta per uscirne fuori da tutto, cioè in termini sia etici, dunque morali, che poi pragmatici e, e operativi? Dobbiamo puntare su, su loro, perché la nostra generazione è persa. La nostra generazione è persa perché sta ancora persone Perché moi ti dico una cosa vi auguro di non facendo, ma se qualcuno esce dalla fuori, alza, prende un mitra e mi spara giustamente loro vanno via perché lo Stato dopo non li tutela noi abbiamo a Casal di Principe eh, il testimone di giustizia che ha visto l'omicidio di Don Peppe e Diana che non è stato nemmeno tutelato quindi è proprio questo che ognuno deve tornare a fare il proprio dovere puntare sui ragazzi e dargli delle opportunità perché finché i ragazzi stanno alla Mezza e domani alzano e se ne vanno fuori perché questo territorio non gli offre niente, noi possiamo Qualche terra cosa nel Casertano c'è già? Sì, noi ci sono uh, la rivalutazione dei beni confiscati, ad esempio, hanno fatto delle cooperative sociali. E quindi voi pensate che oggi, uh, via Bologna, Casa di Sandokan, dove certo. io festeggerò i miei 50 anni. Sì. Un, con la, champagne abbiamo detto ovviamente io il 19 agosto faccio 50 anni eh, eh, e abbiate paura di una donna che ha il coraggio di dire la proprietà e io la dico perché sono viva e viva Dio ehm metà casa è stata confiscata era una casa intera perché metà loro hanno dimostrato che era dei, dei vecchi nonni l'altra metà invece ingrandita hanno dimostrato no e quindi è stata confiscata pensate che in quella casa c'è una cosa bellissima c'è una scuola per bambini autistici e si fanno tante cose lì dentro poi c'è in un'altra casa dove si facevano le riunioni del clan dove c'è la NCO l'hanno chiamato ristorante che si chiama NCO non nuova camorra organizzata, ma nuova cucina organizzata. C'è il vigneto di Vitaspino. Però attenzione, perché c'è un problema serio. C'è tanto da fare ancora. E non dobbiamo fare in modo che la mafia crei poi professionisti dell'antimafia e professionisti della Perché ci sono pure gente che cavalcano l'onda. E quando il bene comune, no? quando il sociale. No, diventa una cosa privata, il bene comune si va a fare fruttere, consentitemi questa cosa. Senti, grazie. Marilena Natale, grazie. grazie. una cosa, tagliano su... Vabbè. Allora adesso, dopo di noi, storie di donne e di uomini, associazione antiracket, mani libere in Calabria. C'è Maria Francesca Gentile che intervista Maria Elena Godino. Restate.